Buonasera. Partendo dal presupposto che la verità non è un testo scritto, la verità è presente ovunque, di fronte a chiunque, ed è presente in simboli e immagini che i nostri occhi, la nostra mente riescono a cogliere. Detto questo, mi meraviglio davvero di un potere in cui credevo tanto e continuo ad avere fiducia perché so che all'interno di questo potere c'è una grande lotta, una grande dualità. Tempo prima c'era un dogma, no? Se i preti si potevano sposare oppure no, cosa a cui io sono completamente sfavorevole. Perché? Perché se tu fai un voto di castità è perché lo senti dentro il tuo animo e quindi non puoi giocherellare perché sennò tutti domani diventiamo preti. Questo è il primo step. Poi dico, la preghiera più grande che oggi si possa fare è opporsi a tutte le malefatte. Sappiamo benissimo che in tutto il mondo, specialmente in Italia, stanno decapitando gli alberi per queste pseudo antenne che dovrebbero permetterci di comunicare ancora meglio. Boh, questo è un alibi. In realtà, come nelle cose precedenti avevo scritto, voi avrete sicuramente sentito parlare di altri pianeti. Bene, il Vaticano comunque ci tengo a precisare che ben 5 anni fa, su per giù, fece una conferenza dove ammetteva l'esistenza di altre civiltà oltre a quella umana. Detto questo, io penso che c'è da dire di più, non ce n'è solamente una, ma ce ne sono molte civiltà. E ovviamente queste civiltà sono dichiarate chi col bene e chi col male. Ma il bene e il male che cos'è? Il bene e il male è il racconto di un frutto, da un albero si vede il frutto e dal frutto si vede l'albero. Quindi, se ora come ora ci troviamo in queste condizioni, è appunto perché evidentemente siamo davanti a quel grande misfatto che ci viene raccontato dalla storia. E il grande misfatto è che non ci può essere più un torno indietro, ci può essere solamente un andare avanti con le giuste prerogative. Quindi vi prego, vi prego, vi prego, siate leggermente più coerenti, siate leggermente più veritieri. Voi che vi professate pastori del mondo, voi che pregate, la preghiera non è un'invocazione, la preghiera è un mettere ordine interiormente e dopo che si mette ordine interiormente ci possiamo prestabilire per una connessione. Ovvio che tutto ciò che è terreno, ovvero peccaminoso, ovvero che sottovaluta, svende la nostra anima, è più alla portata di tutti. Tutto ciò che invece nobilita, esalta, devo dire, innalza la nostra anima, forse è un pochino più doloroso, ma poi nel tempo dà grandi ricompense, perché comunque tutti i nodi vengono al pettine. Quello che precedentemente dicevo, piantiamo alberi, è quello in cui io credo. Nessun scienziato potrà salvare il pianeta da questo virus e altri virus creati dallo stesso pianeta. Ci siamo? Quindi è inutile che vi scervellate, cosa della stessa. L'unica soluzione è attivarsi per chiedere scusa a Madre Terra di questo crimine che sta commettendo questa pseudo politica internazionale, ovvero di decapitazione di molti alberi per questo 5G. E secondariamente vi ricordo che questo 5G non è per una maggiore connessione, ma è per una minore connessione con i nostri angeli. Questa è la realtà. E soprattutto una cosa più importante, che gli alberi che sono impiantati sono coloro che ci proteggono, perché questi alberi all'epoca furono impiantati da persone che credevano in quello che stavano facendo. E quindi hanno radici protettrici. Quindi, politici piccoli e grandi, imponetevi a questo disastro e se volete proteggere la popolazione, cercate di fare le cose con coscienza. La popolazione non ha bisogno del pane elemosinato, la popolazione ha bisogno di un pianeta dove vivere. Questo, solamente questo. Buona serata.